benvenuti in un nostro nuovo video BNG Emozioni Motoristiche. Siamo in compagnia di un nostro amico, possiamo dire, Fabio Fabiani, qua a Imola per le gare del TCR Coppa Italia. Ciao Fabio. Ciao. Grazie, ciao, come ciao sempre, per ospitarci anche quest'anno. Stesso campionato, ma macchina nuova. E che macchina? Quest'anno sì, ho fatto questo cambio di auto, siamo ufficiali Audi e il motore è sempre un 2000 turbo con cambio di ESG in questo caso, non più sequenziale. Qui vediamo anche il motore, ma anche il filtro dell'aria, che probabilmente lo stanno pulendo. E così via. La macchina è un po' più lunga della Honda che aveva l'anno scorso, quindi ha una guida leggermente diversa. Più che altro il problema è portare un po' a temperatura le ruote dietro i primi giri. Vediamo adesso il mio ingegnere che mette su il filtro. E niente, la macchina mi piace molto perché io Audi la amo, c'è anche da strada. Molto bella. Ti trovi macchina, bene? Penso che si vede, insomma. A parte gli spaghetti verdi che purtroppo sono orribili, però adesso dobbiamo cambiare. Ma è purtroppo per una sorta di scommesse che sono verdi. E per adesso sono in testa campionato, quindi sono contento, ecco, di come va la macchina. È una macchina molto professionale, si può dire. Macchina professionale anche la Honda, eh. La Honda era sicuramente, forse ancora più estrema, forse. Infatti forse quell'essere estrema la rendeva un pelo più complicata anche, okay, da guidare. Quindi questa è professionale, ma permette insomma di arrivare al limite un po' più facilmente. È un pelo più facile, secondo, okay, me. In certe condizioni, specialmente un po' particolari, è un po' più facile. Freni AP Racing, quindi top assoluto. Sì, secondo me sono come quelli dell'anno scorso. Quattro pistoncini. Pinze molto grosse, come vediamo, dischi ventilati. Una carreggiata allargata. Carreggiata allargata, praticamente abbiamo il cambio, come ho detto, DSG. DSG. Quindi l'anno scorso un sequenziale meccanico, questo qui è un sequenziale elettronico. Sì. La macchina, come ho detto, è un po' più lunga, perché l'Audi A3 comunque è un po' più lunga della Honda Civic. Certo, perché la parte dalla R3 sedan. Diciamo che come base internazionale hanno usato la sedan, anche se la sedan qui in Italia non è che se ne vedono tanto. Se ne vedono poco, per carità. Sì. È regolabile, con il carbone col profilo, sì, in alluminio. Infatti. Scarico centrale. Scarico centrale. Differenza di quella da strada, che ne ha due. Ne ha due, sì, quella da strada ne ha due. Sì, no, di stradale questa macchina qui non conserva nulla. Non ha... È molto larga dietro, vediamo queste paratie che praticamente fanno da diffusore e anche da aerodinamica, perché infilandoci l'aria la schiaccia. Quindi giù. C'è effetto schiacciamento, sì, a terra. Schiacciamento. Davanti anche raffreddamento dei freni. Abbiamo visto che davanti c'è anche un'apertura parziale che permette di far entrare l'aria, raffreddare sia il motore che l'intercooler. Sì, praticamente c'ha delle prese d'aria centrali e anche laterali, sì. Per i freni, e per l'intercooler e soprattutto per il radiatore, che però qui il radiatore, lo sfogo dell'aria, vediamo, è su. Come un po' le GT3, c'è una botola sopra in caso di necessità per intervenire. Sì, è una botola che secondo me, però, con tutte le viti che ha, ora che la sviti, si fa prima arrivare da un'altra parte. Secondo me non è la via di fuga che sceglierei, ecco, in caso di problema. Sperando sempre che rimanga vitale, certo, che non debba mai essere svitata. Ma anche perché sì, secondo me svitarla i 10 secondi che abbiamo dato tutti in fuga non niente. Basta. Fabio, tanto ti ringraziamo e tra poco vediamo come la guidi. Perfetto, okay. Grazie mille. Ciao. Ciao. Siamo seduti all'interno della Audi RS3 LMS TCR della BF Motorsport di Fabio Fabiani. Ve la facciamo vedere un po' dentro. Innanzitutto il display multifunzione del Lime, un display assolutamente aggiornato e innovativo. È multifunzione nel senso che vengono indicate tutte quelle che sono i parametri più importanti e necessari per il pilota in gara, quindi ovviamente marcia, giri motore, indicazione delle temperature, dell'olio, del cambio, delle pompe, della benzina. Inoltre Audi, con l'aiuto anche dei ragazzi di Seat, hanno introdotto una particolarità che riguarda il pit limiter, e ci sono infatti diverse velocità che si possono regolare nel pit limiter. E ad esempio nel volante questo tasto giallo con l'indicazione FCY sta ad indicare la possibilità per alcune gare, tipo quelle che si svolgono al Nürburgring, di settare il pit limiter a 120 all'ora, altrimenti ci sono due impostazioni classiche, 60-80 all'ora di impostazione. Il volante è un volante assolutamente innovativo, con la cloche, diciamo, con tutti i tasti principali, quindi abbiamo il tergicristallo, i fanali, fendinebbia, il drink, l'accensione, cambiare le pagine del display, freno a mano e il tasto bianco che accende le comunicazioni interne. Per quello che riguarda la meccanica, la vettura sulla quale siamo monta il cambio di ESG, cioè il cambio a doppia frizione a controllo elettronico con il controllo delle palette. Può anche montare ovviamente il cambio SADEV, che è un cambio più performante ma
è un cambio assolutamente prestazionale anche questo. Leva del freno a mano, che sostanzialmente si usa solo in partenza, altrimenti non si usa più. All'interno c'è ovviamente una piccola console centrale nel quale ci sono le frecce e il ripartitore di frenata con la possibilità di spostare le frenate in avanti o indietro. Molto curata da Audi Customer Racing è anche l'aspetto legato alla sicurezza. Di derivazione GT3 è la botola qua sopra, che serve o per estrarre il pilota nel caso di incidente che comporta una difficoltà nell'intervenire, oppure per intervenire, quindi i medici possono intervenire da qua. E il pannello di protezione in Kevlar delle portiere, che chiaramente aiuta, soprattutto in caso di urto laterale, a proteggere il pilota.